La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma ha sospeso l'efficacia del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura sulla nomina a procuratore aggiunto di Caltanissetta Nicolò Marino, attualmente GIP a Roma. Il TAR, decidendo sul ricorso presentato dal sostituto procuratore Pasquale Pacifico in servizio alla DDA Nissena, finalizzato l'annullamento dell'atto, ha fissato la Camera di Consiglio il prossimo 10 maggio 2023. La decisione dei giudici amministrativi si intreccia con il processo all'ex leader di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, che poteva essere spostato da Caltanissetta a Catania per la nomina di Marino a procuratore aggiunto. L'attuale GIP di Roma, infatti, è parte civile in uno degli episodi contestati. La legge in questi casi prevede che il procedimento sia trasferito nel capoluogo etneo. La questione era stata sollevata lo scorso 17 novembre da un avvocato difensore e condiviso anche dal PM durante un'udienza del processo con 30 imputati nato dall'inchiesta sul cosiddetto sistema Montante. Per la vicenda che rappresenta una parte dell'inchiesta sull'ex leader di Sicindustria, già condannato in appello con il rito abbreviato a 8 anni per corruzione, per aver rivelato notizie coperte dal segreto d'ufficio e favoreggiamento, è in corso il dibattimento di primo grado davanti al Tribunale di Caltanissetta, a carico di esponenti delle forze dell'ordine, imprenditori e politici.